E nel 64, con l'aiuto di alcuni amici, io fra questi, aprì la sua sartoria in un appartamento di Via Tevere, con due macchine da cucire, una tagliatrice, un tagliatore, e sì, altre due sarte, mi pare così. E cominciò. Perché quel che riguarda il mondo è cambiato tutto, perché quel che riguarda il nostro lavoro niente. Cominci continuiamo a tagliare a mano, a cucire a mano e niente, c'è il modo di informatizzare il materiale, lo troviamo con più facilità, ma non continuiamo a fare tutto a mano, è cambiato il mondo, ma noi si fa sempre a mano. No, vabbè. Sono magari. Devo dire una cosa, che il film è girato molto, in maniera molto scura anche, e mi sorprendo che i costumi siano stati notati, perché quasi non ci si accorge di costumi. Si vede soltanto Josephine Barnet, ma si vedono poco tutti gli altri personaggi. Però, che minca, magari un'altra medaglia al medagliere, mettiamo. Perché l'Oscar, certo, non lo vince la sartoria, l'Oscar lo vince il costumista, la sartoria ha il merito, l'onore, diciamo, di aver partecipato a farlo vincere, insomma. Finiscono anche loro, per carità, che hanno messo qua, che dice si scelta, vanno scritto al posto, scelta di chi. Jan Roth disse nel 96, mi pare, quando vinse l'Oscar: io sono anni che lavoro in America, sono 50 anni, non so perché, che lavoro in America, 40 anni, mi pare, che lavoro in America, non ho mai vinto un Oscar, dovevo venire in Italia alla Sartoria Tirelli per vincere un Oscar. Giorno sul set si gira una scena dove Robert De Niro guardava su un bancone, c'era un bancone di un bar lungo, 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 profondo, e io stavo sul set fuori dalla, credendo di stare fuori dalla macchina fuori dalla macchina da presa, e a un certo punto vedo De Niro che fa ed ero io così, e io mi sono accorto di essere in campo e mi scalzo. E Leone dice: chi è quel cretino che si è messo in campo davanti alla macchina da presa? Sono io, Leone, sono a trappè, mi cominci subito a fare casini. Questo momento abbiamo chiuso tante produzioni, uno su Maria Callas con Angelina Jolie, e quei costumi non li puoi fare in fabbrica. In fabbrica si possono fare quei film dei robot, quelli avveniristici o quelli fantastici o così, ma quella roba lì bisogna farla a mano per forza. Quindi, i costumi che noi abbiamo ricostruiti per Angelina Jolie, per dei costumi di scena di Maria Callas, ricostruiti su fotografia.